Molto spesso mi chiedono se nel corso di laurea in fisioterapia, quindi studiando all'università fisioterapia, gli esami, i corsi sono pertinenti rispetto alla professione, se sono molto generici all'inizio oppure se sono molto specifici per la professione che si andrà a svolgere. Magari anche tu ti stai chiedendo, ma se io mi iscrivo a fisioterapia, farò subito qualcosa che c'entra con la fisioterapia oppure all'inizio ci saranno un sacco di esami molto generici che magari non mi interessano o argomenti che in realtà sono invece subito molto importanti. Quindi come sarà il corso di laurea in fisioterapia? Giusto per dare un contesto, per diventare fisioterapista in Italia è necessario frequentare e portare a termine il corso di laurea in fisioterapia, che è organizzato presso le facoltà di medicina e chirurgia delle università italiane, sia pubbliche che private, e per esercitare la professione di fisioterapista è necessario essere iscritti all'albo, quindi all'ordine dei fisioterapisti. In questo video toccherò questi argomenti. In cosa consiste il corso? Quali sono i corsi ed esami che ci si trova all'interno del corso di laurea, si fa pratica se sì, quando e ne vale la pena. In che cosa consiste il corso? Quindi il corso è suddiviso in tre principali parti, quindi i corsi obbligatori, i corsi elettivi o corsi a scelta e il tirocinio, che è la parte pratica. Tutti e questi tre ambiti, nella mia esperienza e penso in quasi tutte le università, ogni anno comprende tutte queste tre parti, quindi corsi elettivi, corsi obbligatori e tirocini. Sulla domanda se i corsi inizialmente sono molto generici, la mia risposta è ni, nel senso all'inizio si fanno esami come anatomia, fisiologia, biochimica, microbiologia, fisica. Poi ogni corso di laurea ha delle variabili, quindi è un po' diverso. Però generalmente, per esempio, nel primo semestre del primo anno i corsi sono più o meno questi. Però già dal primo anno, soprattutto magari nei corsi elettivi o magari nei corsi un pochino più piccolini, si fanno già delle cose molto 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 attinenti. E già solo esami di anatomia e fisiologia sono super iper attinenti in realtà alla professione che facciamo, che faremo dopo, che faccio adesso. Sì, è vero che sono molto generici, non si parla di fisioterapia, però sono molto propedeutici e sono molto vicini a quello che sarà poi la professione, perché per esempio in anatomia, l'anatomia del sistema muscolo-scheletrico è essenziale e già conoscere quella parte, cioè già aver acquisito quella parte di conoscenza permette di fare molti ragionamenti clinici e anche sulla fisiologia, la fisiologia muscolare, la cinesiologia o kinesiologia, quindi l'analisi del movimento, sono tutte cose che si fanno il primo anno, che però, anche nel primo semestre, che però sono per me molto pertinenti. Poi che non si parli subito di riabilitazione e fisioterapia, sì, se ne parla poi un pochino più avanti, ma essendo un corso di laurea di 3 anni non si può neanche anche troppo cincischiare, quindi già da quasi subito si parla di riabilitazione, fisioterapia, cosa fare. Poi, ovviamente, appunto all'inizio, come sempre, sono un pochino più generici, poi mano a mano si va sempre più sullo specifico, cioè il terzo anno sono proprio tutti esami, la riabilitazione ortopedico-sportiva, la riabilitazione neurologica, la riabilitazione della disfagia, quindi sono molto molto specifici. Diciamo che questo poi si inizia un pochino dal secondo anno, ma già il primo fornisce alcuni elementi utili per magari capire la parte pratica. Inoltre, nei corsi e negli esami non è solo parte teorica, ma viene fatto tanto anche laboratorio, esperienze pratiche, proprio nel corso, non nel tirocinio. Quindi nella mia università, per esempio, c'era un'aula con tutti i lettini e in alcune parti di lezioni, quindi magari una parte era teorica e una parte si faceva giù in laboratorio, si andava a coppie, si lavorava, si imparavano manipolazioni, parte manuale e pratica, perché è essenziale e questo si fa all'interno del corso di laurea. Anche la parte cosiddetta di corsi ed esami sono in effetti anche molto pratici, quindi in realtà non si discosta molto da quello che poi sarà la professione. Poi, nella mia esperienza, è una cosa che ho pensato solo dopo, e se qualcuno me l'avesse detto prima non ci avrei creduto, ma è così. Ho fatto anche degli esami che in realtà pensavo non mi sarebbero serviti a niente, e invece sono stati importantissimi, solo che non mi rendevo conto quando studiavo di quanto fossero importanti. Un esame che non ho mai amato è stato l'esame di igiene. L'esame di igiene sono tutti i protocolli, i requisiti di lavaggio mani, poi adesso sono nella nostra quotidianità, ma che io già facevo da più di 10 anni, anche prima del Covid, lavaggio mani, utilizzo di ausili in maniera igienica, come affrontare, quando mettere la mascherina, tutte queste cose qua una persona non pensa che siano importanti, magari mentre sei studente, però poi quando lavori, magari in un reparto, magari in un ospedale, magari in una terapia intensiva, ti rendi conto che sono essenziali. Per me, per esempio, io ho fatto un'esperienza in Africa subito dopo laureata e quanto mai mi sono
sono resa conto di quanto fosse importante l'aspetto di lavaggio mani, igiene, quando usare i guanti, quando non usare i guanti, quando usare le mascherine, quando non usarle. E mi sono resa conto, ma 2 mesi dopo la laurea, di quanto quell'esame che io avevo tanto odiato mi era utile. E se vi interessa, settimana prossima pubblico un video sulla mia esperienza in Africa, quindi quando l'avrò pubblicato ve lo lascio giù in descrizione. Poi c'è la parte del tirocinio. Nel mio corso di laurea il tirocinio si faceva già dal primo anno, 2 mesi, ed era nel primo anno principalmente osservativo. Poi nel secondo anno il tirocinio si faceva anche della pratica, ma sempre assistiti da un altro studente più grande e un referente fisioterapista, che ognuno ha un referente fisioterapista che segue pochi studenti. E infine il terzo anno diciamo che si è sempre supervisionati, ma si ha molta più autonomia di lavoro, quindi si va verso quello che può essere l'ambito lavorativo. Già da subito aiuta molto a studiare, perché secondo me fare la pratica da subito aiuta a ricordare meglio alcuni concetti. Quando invece si fa magari solo teoria pura e dura, e alcune cose fanno fatica ad essere assorbite. Quando invece lo si vedono in pratica è molto molto più utile, secondo me. Altra cosa, è utilissimo perché si capisce subito se è la professione che si vuole fare, perché mi è capitato di avere qualche compagno di corso che ha abbandonato perché si è reso conto durante i tirocini del primo anno, quindi a 4 mesi dall'inizio, che non faceva per loro e che quindi era meglio cambiare direzione. Tirocini utilissimi, fatti fin da subito e che danno l'opportunità di vedere con mano che cosa si fa in fisioterapia. Sono super interessanti, sono all'inizio per me è stato molto difficile, perché quasi richiedevano un sacco di concentrazione, però utilissimi, utilissimi, utilissimi. Tra i vari atenei c'è un po' di differenza, quindi sia come corsi, io ho confrontato il corso che ho fatto io 10 anni fa con i corsi che fanno adesso tra i vari atenei. Ho guardato l'Università di Verona, l'Università di Pavia, ho guardato un pochino di informazioni, in effetti sia gli esami che le modalità sono un po' diverse. Questo perché ogni ateneo, essendo che spesso su un ospedale universitario, ha la tendenza a puntare più su un aspetto che sull'altro. Io per esempio ho studiato all'Università San Raffaele e lì puntavano moltissimo sulla riabilitazione neurologica, sull'aspetto neurologico. Perché? Perché è un po' il loro forte. Nella zona qua invece, più nel Veneto, sono molto più portate ad insegnare delle metodiche come Perfetti, come Bobet, come Cavat, che sono delle metodiche che per esempio non vengono insegnate in alcune sedi, vengono insegnate in altre, che sono degli strumenti per lavorare. Comunque l'università dà tutti gli strumenti per apprendere le varie metodiche, alcuni danno anche le metodiche o danno solo alcune metodiche, però poi la maggior parte dei fisioterapisti tende poi a iscriversi da degli altri corsi di specializzazione. Ne vale la pena? Allora, ovviamente io penso che sì, ne vale la pena. È un corso molto bello, mi è piaciuto proprio farlo, non mi piace solo essere fisioterapista, ma mi è piaciuto essere iscritta al corso di laurea in fisioterapia e io l'ho trovato super stimolante rispetto per esempio alle superiori, in cui andavo abbastanza bene nella media, non eccellevo. Andare all'università mi ha dato un sacco di stimoli per studiare di più, impegnarmi di più, mi piaceva proprio quello che facevamo perché lo vedevo pertinente, quindi ne vale la pena secondo me, sì. Questo non vuol dire che una volta laureati siamo pronti per il mondo del lavoro, sni, nel senso che sicuramente magari rispetto ad altri sì, però sono comunque 3 anni e è un lavoro molto pratico che richiede molta esperienza. Per cui in 3 anni si ha una base da cui si può costruire quella che è un'esperienza. E poi sono così tanti gli ambiti della fisioterapia: ortopedico, sportivo, neurologico, pavimento pelvico, pediatrico, che in realtà non può un corso essere super specifico su tutti. Ognuno poi, una volta che si incanala nel mondo del lavoro e decide dove vuole lavorare o dove trova lavoro, fa dei corsi di specializzazione in quell'ambito. Il corso di laurea ti abilita la professione? Sì. Nella mia personale esperienza quasi tutti vanno poi a fare delle specializzazioni per costruirsi poi una professionalità nell'ambito in cui si sceglie di lavorare. Spero che questo video sia stato utile. Metti un mi piace, iscriviti al canale e scrivi nei commenti se hai delle domande, se hai delle idee, degli argomenti di cui io vorresti che io parlassi. E ho anche parlato del fatto che ci sono molti ambiti della fisioterapia e ti lascio qua un video in cui proprio ne parlo nello specifico. Quindi se sei interessato a sapere quali sono gli ambiti diversi della fisioterapia, ti lascio questo video in cui approfondisco quell'argomento in particolare. Ringrazio per aver visto il video e ci vediamo settimana prossima.